Un vento gelido soffia. Porta con sé un sussurro, una profezia, un avvertimento. Questo vento non è come gli altri. È carico di mistero e di un'energia che sembra provenire da un altro mondo. Ogni folata porta con sé un messaggio, un eco di tempi antichi e di saggezze dimenticate. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. Luz de Maria, la mistica, la veggente, ha parlato. Le sue parole, pregne di presagio, parlano di prove future, di ombre che si addensano ai margini del nostro mondo. Con la sua voce calma e ferma, ci avverte di prepararsi per ciò che verrà. Le sue visioni sono chiare. Un'oscurità si avvicina, e con essa, sfide che metteranno alla prova la nostra forza e la nostra fede. Si avvicina un'oscurità, avverte, e dobbiamo essere pronti. Non è solo un'oscurità fisica, ma anche spirituale, che minaccia di avvolgere tutto ciò che conosciamo. Le persone iniziano a prepararsi freneticamente, cercando di proteggere ciò che amano. Ma come ci si prepara per qualcosa di così sconosciuto e temibile? Ma all'interno della profezia, un barlume di speranza. Anche nelle tenebre più fitte, c'è sempre una luce che brilla, una guida che ci mostra la via. Luz de Maria ci ricorda che non siamo soli, che c'è sempre una possibilità di salvezza, anche nei momenti più bui. Luz de Maria parla di un modo per resistere alla tempesta che avanza, un simbolo di protezione contro l'oscurità incombente. Questo simbolo non è solo un oggetto, ma un segno di fede e di speranza, qualcosa che ci ricorda che possiamo superare qualsiasi avversità. Un oggetto di potere, semplice ma profondo, che ogni famiglia dovrebbe possedere. Questo oggetto, tramandato di generazione in generazione, porta con sé la forza e la saggezza dei nostri antenati. È un faro di luce in tempi di oscurità, un simbolo di unità e di resistenza. Ogni famiglia, ogni individuo, può trovare in esso la forza per affrontare le sfide che verranno. La sua natura rimane avvolta nel mistero, la sua vera forma rivelata solo attraverso sussurri e allusioni velate. Alcuni dicono che sia un'antica reliquia, tramandata di generazione in generazione. Altri credono che sia un simbolo intriso del potere della fede stessa. Quello che si sa è questo. Si dice che l'oggetto risuoni di un'energia protettiva, uno scudo contro le forze invisibili che si stanno rafforzando. È un faro nell'oscurità che avanza, un simbolo di speranza di fronte alla disperazione. Le leggende narrano che questo simbolo abbia attraversato epoche e continenti, portando con sé storie di battaglie e trionfi. Ogni cultura che lo ha incontrato ha aggiunto un pezzo al suo enigma, arricchendo il suo significato e il suo potere. Alcuni manoscritti antichi parlano di un'epoca in cui il simbolo era venerato come un dono degli dei, un talismano che garantiva protezione e prosperità a chi lo possedeva. In tempi più recenti, il simbolo è diventato un punto focale per coloro che cercano risposte nel mondo moderno. Studiosi e appassionati si riuniscono per discutere e decifrare i suoi segreti, sperando di svelare la verità nascosta dietro la sua creazione. Ogni nuova scoperta aggiunge un tassello al mosaico, ma anche nuove domande e misteri. Per molti, il simbolo rappresenta un legame con qualcosa di più grande, un filo che collega il presente con il passato e il futuro. È un promemoria che, nonostante le sfide e le incertezze, c'è sempre una luce che guida e protegge. La sua energia è palpabile, un richiamo alla fede e alla speranza che risuona attraverso i secoli. I segni sono ovunque, per chi sa dove guardare. Il mondo che ci circonda diventa sempre più instabile, disastri naturali che colpiscono con una frequenza terrificante.
Le tempeste infuriano con furia senza precedenti, lasciando devastazione sulla loro scia. La terra stessa sembra tremare di inquietudine. Questi non sono semplici atti della natura, avverte Lutz de Maria, ma i primi tremori della tempesta che si avvicina. Le ombre si allungano, si estendono per inghiottire il nostro mondo. La terra si spalanca, inghiottendo interi edifici. I mari ruggiscono e si agitano, scatenando onde mostruose sulla riva. Le città crollano, ridotte in macerie in un batter d'occhio. Il panico attanaglia i cuori degli uomini mentre le fondamenta stesse del loro mondo vengono scosse. Questo è il futuro che ci aspetta, avverte Lutz de Maria, se non diamo ascolto alle sue parole. Un futuro in cui regna la paura e la speranza si spegne come una brace morente. Ma la distruzione fisica è solo una parte della profezia. Lutz de Maria parla di una minaccia più insidiosa, un'oscurità che si nutre delle menti e delle anime degli uomini. Questa oscurità non è visibile agli occhi, ma la sua presenza è palpabile. Si insinua nei pensieri, si annida nei cuori e lentamente consuma la luce interiore di ciascuno di noi. È una forza che si alimenta delle nostre paure più profonde e delle nostre insicurezze, rendendoci prigionieri di noi stessi. La paura, avverte, è il vero nemico, un'arma brandita da forze invisibili per spezzare il nostro spirito e schiavizzare la nostra volontà. Queste forze invisibili sono astute e pazienti, attendono il momento giusto per colpire, quando siamo più deboli e vulnerabili. La paura si manifesta in molte forme: ansia, dubbio, disperazione. È un nemico subdolo che si nasconde dietro ogni angolo, pronto a colpire quando meno ce lo aspettiamo. È in questi momenti di massima vulnerabilità, quando la nostra determinazione vacilla e il dubbio prende piede, che l'oggetto di protezione diventa fondamentale. Questo oggetto non è solo un simbolo, ma una fonte di forza e coraggio. Ci ricorda che non siamo soli, che c'è sempre una luce alla fine del tunnel. È un faro che ci guida attraverso l'oscurità, un'ancora di salvezza nei momenti di tempesta. È un monito della nostra forza, un simbolo della speranza che rimane anche nei momenti più bui. La speranza è ciò che ci tiene in piedi, ciò che ci spinge a lottare, anche quando tutto sembra perduto. È la luce che brilla nell'oscurità, la forza che ci permette di superare ogni avversità. Ricordiamoci sempre che, anche nelle tenebre più profonde, c'è sempre una scintilla di speranza pronta a illuminare il nostro cammino. Aggrappatevi a questo oggetto, esorta Lutz de Maria, e il suo potere vi proteggerà dall'oscurità incombente. Sarà il vostro faro nella tempesta, la vostra guida nel caos. La sua presenza rafforzerà la vostra determinazione, ricordandovi che anche di fronte a ostacoli insormontabili, la speranza resiste. Ma l'oggetto da solo non è sufficiente. Per resistere alla tempesta che avanza, dobbiamo anche preparare i nostri cuori e le nostre menti. Coltivate in voi stessi le virtù del coraggio, della compassione e della fede incrollabile, perché sono queste le qualità che vi sosterranno nelle prove che vi attendono, queste che vi daranno la forza di resistere alla marea di paura e disperazione. Ricordate, esorta Lutz de Maria, che non siamo soli in questa lotta. C'è forza nell'unità, nei legami familiari e comunitari. Sostenetevi a vicenda, elevatevi a vicenda e insieme supereremo questa tempesta. Il tempo della compiacenza è finito. Il tempo di agire è ora. Cercate l'oggetto di protezione. Abbracciate il suo potere e preparate il vostro cuore alle prove che vi attendono. Perché il futuro dell'umanità è in bilico e il tempo per scegliere il nostro destino sta per scadere.